and understand. Desirous hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Vorrei presentarvi e ringraziare in anticipo i partecipanti a questa tavola rotonda. Nell'ordine Anna Maria Rizzoli, Andy Luotto, Calisto Kosulic, Patrizia Carrano, Alvaro Vitali, Marino Girolami, Renato Nicolini, Marco Giusti, Michela Miti, Franco Leckener, in arte Bombolo, e Mario Merola. Il tema non c'è. Parliamo di quello che ci pare. Però potremmo cominciare con il tema spesso dibattuto di questa differenza molto sottile da definire fra, diciamo, il cinema d'arte, il cinema d'autore e un cinema più commerciale, o chiamatelo come volete, un cinema altro, un cinema di serie diversa, ma il campionato, dico, su quali regole si svolge, insomma, o il trash. Oh, io mi sono subito scordato di qualcuno, ho dimenticato che... Sposta la macchina. Abbiamo con noi Enrico Ghezzi, col quale mi scuso della dimenticanza, non sarà l'ultima. Dunque, volevo chiedere a Calisto Kosulic, critico cinematografico di Paese Sera, il seguente. Cioè, dal tempo dei film delle torte in faccia, no? Fino a quelli con Totò, con Macario, spesso parte della critica ha espresso giudizi a volte pesanti, a volte severi, che la storia poi qualche volta ha smentito anche in maniera clamorosa. Io credo che intanto bisogna dire una cosa, almeno questa è la mia convinzione, che se dobbiamo dividere il cinema fra pratiche basse e pratiche alte, proprio per la sua struttura, il cinema ha bisogno e degli uni e delle une e delle altre. Cioè, io credo che non esisterebbero pratiche alte se mancassero le pratiche basse. Io mi domando, per esempio, ma Tognazzi, che poi è diventato quello che è diventato, ma sarebbe diventato quello che è diventato se non avesse fatto una trentina, una quarantina di film di cosiddette pratiche basse durante gli anni 50. Vorrei dare dunque la parola a Bombolo. Bombolo, Kosulic ha adoperato questa espressione di pratica, cinema di pratica alta, di pratica bassa, oppure si è detto cinema categoria A, B, C. A volte la nomenclatura è anche più pesante, si è parlato spesso di cinema della spazzatura. Volevo chiederti, cioè, se ritieni di appartenere al cinema spazzatura e se lo consideri un vanto, una vergogna, oppure invece qualche altra. Io cinema spazzatura. No, ma non ti arrabbiare con me, io sono neutrale. Io ancora non ho capito niente. Ringraziamo Dio, ancora film di spazzatura non l'ho fatto. Certo, fra l'altro disegni bene, mostriamo un'opera estemporanea di Bombo. Certo, dove è la camera? Quale? Quella? Ah, vabbè, ecco qua. A me che fa vedere questo? Può essere una nuova carriera, visto mai. Michela Miti, da 4 anni in cinema, ha fatto un cinema di vario genere. Io direi di ricordare forse proprio il primo film che mi ha dato successo, è stato proprio Pierino contro tutti. Sì, io mi sono trovata di fronte subito a delle critiche spaventose, se vogliamo, nel senso, ecco, la solita bella, la solita ragazza che magari si fa vedere, si mostra, però chissà se sa parlare. Ti sei mostrata molto?
si vedeva una scena dove mi si vedeva un po' il seno, ma leggermente di profilo. Io, per esempio, quando arriverò a fare appunto un film un po' così, io vorrei fare invece un film in cui mi devo spogliare, ma purché non ci sia nessuna ragione nel testo, insomma. Io volevo riprendere invece il discorso che avete fatto prima a Bombolo, dicendo dei film spazzatura, che secondo me allora è tutta una spazzatura, giustamente come ha detto Bombolo, perché la gente si diverte con questo genere di film. E oggi io non voglio definire film spazzatura, perché il cinema è spettacolo, per cui tu dai uno spettacolo che piace al pubblico, lo accettano. E non mi associo invece con questi critici che ci hanno fatto un bombardamento continuo. Perino non poteva esprimersi parlando come un professore, era un personaggio così semplice, quindi era giusto che si esprimesse in quel modo. La parola a Marino Girolami. E tu quanti film hai fatto, Marino? 87. 87. E ne sei contento di questo sì, numero? Sì. E io ti pregavo prima di dirmi quello che tu ritieni il più brutto che hai fatto, poi sì, ti dico il mio. Brutto nel senso che non ha avuto successo, niente. No, no, proprio brutto. Proprio brutto, 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 brutto. Sì. Nessuno. Beh. Ci sono alcune perle anche qui che ho fatto anch'io. Vigile, vigilesse, i Carabimatti e il peggiore di tutti, la maestra di sci con la grande Carmen Russo. Mi vergogno di averli fatti, comunque avevo bisogno di soldi e... Quasi tutti questi film, specialmente quelli tuoi, Alvaro, li ho doppiati tutti in inglese. Devo dire che contemporaneamente ero anche la voce inglese di Giancarlo Giannini, di Alain Delon, di Pozzetto e c'è un episodio qui che vorrei un attimo raccontare. Doppiavo due film simultaneamente, uno dei film tuoi e un altro di Giancarlo Giannini, un film delizioso, molto bello. Il compratore l'ha guardato e ha detto no, voglio comprare, voglio il film dove c'è quello lì che dà fuoco alla scorreggia. Delle scorregge pirotecniche, mai eguagliate. Ma mi sembra che qui, come un detto antico napoletano, lo sta tutto a una zappa in coppia di pire stesse buio. Perché bisogna battere, bisogna continuare, non bisogna smettere. Però non sono dei film intelligenti. Non li conserveresti per la storia. No, insomma, perché c'è questa comicità spicciola, gratuita, puerile, che forse fa ridere la massa. Scusa, senza malizia, ma il titolo è troppo bello, mi fai citare almeno, me l'hai detto tu prima, Le vacanze del cactus. È un film che è costato pochissimo ed ha incassato, credo, 2,5 miliardi. Aridanchete. Comunque, sono film che sono convinta che non gratificano nessuno, né il regista che lo fa, né noi attori che ci lavoriamo. Gratificano molto le tasche del produttore che investe pochi soldi e guadagna moltissimo. E quelli che lo perché vanno a vedere. Però questi non voglio togliere niente a questi registi, togliere niente a questi registi che anzi sono più bravi di tanti altri considerati così di serie A, che io vorrei vedere girare in 3 settimane quello che riescono a girare loro. Il guaio è che il cinema così, il cinema scorreggione è tutto sommato vitale, era anche interessante. Puoi citare a tuo gusto il peggiore di questi film più, virgolette, nobili, quelli che ti danno più fastidio? I film nobili che mi danno noia sono quelli di Pasquale Festa Campanile, di Castellane Pipolo, in parte, ahimè, anche quelli di Monnicelli e Risi, gli ultimi, perché non li trovo né divertenti e né d'arte, sono un misto di compromessi facciamo qualche cosa comunque. La cosa che mi ha colpito un po' è che sembra che uno si vergogni di far ridere, si vergogni del corpo e si vergogni di far piangere. Assolutamente. No, questo... ho avuto un po' questa impressione. Poi, io naturalmente... non mi vergogno del mio corpo, assolutamente, anzi ne vado fiera. E uno dei difetti del cinema comico di oggi è che si è perso il legame con l'attualità, cioè che so, l'infrazione scatologica. E fa ridere quando è collegata anche a qualche cosa di attuale, insomma. Invece questi film sembra che il corpo sia isolato, la risata sia completamente isolata da quella che è la politica. E ringraziandoti del tuo intervento, tu per un viaggio alle Barbados, chi sceglieresti, la Miti o Bette Davis? Meglio Bette Davis. Bombolo è pragmatico. Davis sarebbe molto romantico, un fantasma, un morto. Sì, ma insomma, chi sceglie? Sì, ecco, vediamo le conclusioni. Dovendo scegliere tra queste persone, con la mia...